Ciao ragazzi e benvenuti! Quando trovo dei prodottini interessanti che non fanno parte prettamente del settore chitarristico, mi piace portarli sul canale nel format audio-video e condividere con voi la mia esperienza. Soundpiz, che ringrazio, mi ha mandato le nuove cuffie Bluetooth Air 4. Perché proprio questo brand Soundpiz? Perché in realtà io sono utilizzatore di questo brand e delle cuffie che loro producono ormai da diversi anni, con le Air 2, cuffie che utilizzo quotidianamente. Vi faccio vedere, tra l'altro, dopo diversi anni e diverse cadute, le condizioni. Cuffie che tuttora funzionano bene e, tra l'altro, come ho detto, io le utilizzo tutti i giorni, soprattutto quando faccio sport, quindi quando vado a correre o quando vado in palestra. E vi dico che, nonostante siano il modello quelle semi-near a stanghetta, sono comodissime da indossare e soprattutto non se ne escono dalle orecchie, nonostante si fa corsa o si sta in palestra a fare gli esercizi classici da palestra. Inoltre, queste cuffie che io ho acquistato qualche anno fa, le pagai una settantina d'euro circa, poi con gli sconti penso anche meno. Comunque sono cuffie non economiche, però offrono una qualità molto alta, anzi direi un ottimo rapporto qualità prezzo. Tra l'altro la Soundpiz è molto attenta sia al discorso design ma soprattutto al discorso qualitativo, in questo caso dell'audio, perché stiamo parlando di cuffie. Questo sia per quanto riguarda l'ascolto ma anche soprattutto per la chiamata, con i sistemi integrati di riduzione del rumore ambientale. Detto ciò, iscrivetevi al canale, mettete un like e passiamo all'unboxing delle nuove Soundpiz Air 4. Vediamo cosa troviamo in confezione, quindi velocemente apriamo. Ecco qui che ci vengono presentate subito le cuffie Air 4. Possiamo già notare, rispetto all'Air 2, un cambio totale del design. Qui abbiamo un design ovale, possiamo dire, mentre le vecchie Air 2 è un design più quadrato, con l'apertura tra l'altro a scrigno, mentre qui abbiamo un'apertura superiore sulla parte superiore. Abbiamo visto anche, appena aperto le cuffie, che si è illuminato questo LED che ci indica lo stato operativo delle cuffie. In più questo piccolo bottoncino che vediamo ci permette di fare il reset, quindi di resettare le cuffie. Torniamo alle caratteristiche tecniche, che sono molto interessanti. Le cuffie sono dotate di tecnologia APX lossless, grazie anche al processore Snapdragon Qualcomm QC3071. La tecnologia APX lossless ci permette di avere una qualità audio da CD. Inoltre le cuffie hanno un Bluetooth 5.3 e sono dotate di driver da 13 mm. Per quanto riguarda invece la parte dei microfoni, ogni cuffia è dotata di 3 microfoni. Microfoni che lavorano contemporaneamente e che ci permettono di avere sempre una voce chiara, soprattutto in chiamata, e il tutto viene gestito anche da una riduzione del rumore adattiva gestita da intelligenza artificiale. Le cuffie sono multipoint, vuol dire che possiamo collegare due dispositivi contemporaneamente. Inoltre sono certificate IPX4 e questo ve lo posso garantire, perché ritornando alle Air 2 le ho utilizzate anche sotto la pioggia e non ho avuto mai problemi. Ripeto, sono cuffie che sto utilizzando da oltre 2 anni. Tornando all'Air 4, anche queste cuffie possono essere gestite dall'applicazione Soundpiz. Applicazione molto comoda, che ci permette sia di aggiornare il firmware ma anche di gestire diverse funzioni integrate nelle cuffie. Questo lo andiamo a vedere in maniera più specifica più avanti. Stavo dimenticando gli altri accessori che troviamo in confezione. In realtà è solo disponibile il cavo per la ricarica, un cavo USB-C, e sotto il coperchio della scatola troviamo qui sotto il manualetto
mi hanno letto che è in varie lingue, tra cui anche l'italiano, quindi vi invito comunque a dargli una lettura, anche perché ci sono indicate le funzioni che si riescono a gestire tramite i controlli touch sulle cuffie. In più questo piccolo manualetto serve soltanto per l'applicazione, per poi anche aggiornare il firmware. Ok, andiamo avanti. Per quanto riguarda tutti i controlli touch, basta toccare questa parte cromata dove c'è la S di Soundpeats. Quindi indosso le cuffie, che ripeto sono comodissime, una volta indossate restano al loro posto e vi dico, possiamo saltare, correre, fare qualsiasi tipologia di movimento, ma le cuffie restano inserite nelle orecchie. Torniamo cioè vediamo come funzionano i comandi touch. Avvio un video. Ok, quindi per alzare e abbassare il volume, lato sinistro, vedete, si abbassa il volume con touch, da quest'altro lato, dalla mia destra, si alza il volume. Se pigio due volte, va in pausa il video, se tocco di nuovo due volte, va in play. Ovviamente sto lanciando un video, ma lo stesso vale per la musica. Se invece tengo premuto per qualche secondo sulla parte touch, ecco che cambierà video o brano. Come vedete, se ancora voglio cambiare, ecco qui, di nuovo pausa. Sul lato sinistro invece, se tengo premuto, si attiva l'ENC mode, che è la riduzione del rumore adattiva. Questa poi la vediamo tramite l'app. Ancora normal mode, che è la funzione di ascolto normale, oppure di nuovo game mode invece, che fa, abbassa la latenza e ci permette, nel caso vogliamo giocare con un'applicazione, con un gioco sul telefono, ci permette di avere una bassa latenza di trasmissione audio. Ovviamente tutto viene ascoltato tramite la voce che ci indica la funzione che abbiamo attivato, voce che è in inglese. Detto ciò, proviamo adesso a fare una chiamata e vediamo se l'audio comunque è chiaro e cristallino. Chiamo mia moglie. A few moments later. Ehi, Stefi, senti, sto registrando il video con le Air 4 e sto testando l'audio. Come mi senti? Bene o benissimo? Sto scherzando, dai. Va bene, no, l'importante è che mi senti bene, perché ho attivato anche la riduzione del rumore. Se senti rumori intorno, perché ho acceso ventole per provare. Si sente bene. Dai, va bene, dai. Va benissimo. No, l'importante è che mi senti bene, anche perché tra l'altro io con quelle vecchie non avevo problemi, quindi volevo capire se con la nuova tecnologia implementata funzionasse tutto bene. Beh, va bene, finito questa paraculata. No, l'importante è che si sente bene. Vado avanti con il video. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ovviamente, cliccando di nuovo, posso chiudere la chiamata. Quindi, prova superata, anche perché, se l'ha detto mia moglie, non ha nessun interesse, anzi, è abbastanza sincera su tutto, quindi... Perfetto, ok, adesso direi di passare all'app e vedere le funzioni che possiamo gestire tramite l'app. Appena apriamo l'applicazione vediamo che ci vengono indicate le due cuffie con la percentuale di batteria per ogni cuffia. In più su questo lato abbiamo ovviamente l'account, la possibilità, come vedete, di aggiornare il firmware se ci sono messaggi, e l'impostazione, oppure la parte per disconnettere le cuffie dall'applicazione. Torniamo sull'applicazione. Sulla parte in basso, dove c'è questo mini EQ,
possiamo accedere alle funzioni, tra cui controllo del volume, equalizzatore adattivo. Questo è molto figo perché ci fa fare un test, dove ci manda dei segnali audio con determinate frequenze e in base a quello che percepiamo e che andiamo a indicare poi nell'applicazione ci viene creata un'equalizzazione adattiva. In questo caso io ho fatto il test, vedete che mi ha alzato molto le basse e mi ha abbassato molto tutte le frequenze alte, perché percepivo di più le frequenze alte che quelle basse, quindi mi ha creato un'equalizzazione adattiva. Oltre a questo, scusate, si è spento, torniamo indietro, possiamo anche decidere di non utilizzare l'equalizzatore adattivo e andare sull'equalizzatore personalizzato. Molto interessante, perché qui possiamo gestire le frequenze a nostro piacere. Vedete, ci crea anche un grafico, quindi se vogliamo più basse alziamo tutta la parte dai 20 Hz in su, le medie, le alte, così. Un equalizzatore che è gestibile anche in base al nostro tipo di ascolto. Non solo, se torniamo possiamo anche decidere di utilizzare invece dei preset già impostati. Andiamo qui, andiamo avanti, ecco qui che ci si apre questa finestra, questa pagina, dove ci sono alcuni preset già impostati. C'è quello classico, l'aumento di bassi, riduzione dei bassi, e poi i vari stili: elettronica, rock and roll, popolo, non so che vuol dire, miglioramento degli altri, pop, musica classica. Ok, io sto testando con l'aumento di bassi perché mi piace comunque avere un suono ricco di basse, non esagerate. Il tutto comunque viene gestito, come ho detto, dal processore Qualcomm, che riesce a restituire una qualità audio molto molto alta. Tra l'altro, ripeto, sono cuffie, non entry level, perché anche queste si trovano su Amazon a circa 70 euro, poi ci saranno i coupon di sconto, però devo dire che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Questo è tutto per quanto riguarda l'app. Anzi no, perché dimenticavo, qui sotto abbiamo la possibilità anche di attivare la modalità ANC, quindi la riduzione del rumore adattiva, oppure passare alla modalità normale. Ogni cambio che facciamo lo sento nelle cuffie con la voce che ci indica la modalità attivata. In più, come vedete, prima avevo attivato la modalità gioco, ma ritorno a quella normale. Quest'altro invece funzione disabilita, quest'altro switch disabilita i tasti a sfioramento, perché potrebbe essere utile se dobbiamo fare dei movimenti dove potremmo toccare le cuffie, quindi in quel caso ogni tocco che facciamo, se sfioriamo, se tocchiamo la parte dove ci sono i sensori touch, lì ecco che si attivano le varie funzioni. Vi dico che non è trascurabile, perché io in palestra la utilizzo, la disattivo quando faccio i crunch al cavo, perché sto con le braccia proprio vicino alle orecchie e quindi lì mi capita spesso e volentieri che quando scendo vado a toccare con l'interno del polso proprio il sensore touch della cuffia, e o va avanti, quindi salta il brano, oppure si ferma. Quindi quando faccio determinati esercizi disattivo un attimo il controllo touch a sfioramento sulle cuffie, quindi non è una cosa trascurabile e io la utilizzo. In conclusione, le Soundpeats Air 4 hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, in virtù proprio della qualità audio che ci offrono, sia in ascolto che in trasmissione, in chiamata. Tra l'altro, rispetto alle Air 2, ho notato che sono molto più equilibrate in tutta la banda audio, dalle basse alle alte, con delle alte molto definite e cristalline, cose che invece nelle Air 2 ho trovato sempre un po' più accentuate le medie. Il tutto è risolvibile tramite l'equalizzatore
che possiamo gestire tramite l'app e quindi creare una equalizzazione personalizzata che ci permette di gestire le cuffie e il suono a nostro piacimento. Detto ciò, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quali cuffie utilizzate quotidianamente, iscrivetevi al canale, mettete un like e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.